21, ben ritrovati dallo studio centrale di TV6 per questo nuovo numero di replay. 13 partite alla fine del campionato di Serie B. La salvezza è ancora un'impresa ardua, molto ardua per il Pescara. Il pareggio con il Lecce non ha migliorato la classifica, che vede i biancoazzurri a 7 punti dai play-out e a 9 punti dalla salvezza diretta. 13 partite che dovranno essere affrontate con più coraggio, con l'auspicio di cominciare a trovare la strada della vittoria. Parleremo ovviamente sia della partita con il Lecce, sia della gara in programma domani nel turno infrasettimanale alle ore 19 sul terreno del Cittadella. Avremo una finestra anche per il settore giovanile del Pescara, settore che ci sta regalando delle soddisfazioni, soprattutto con la squadra primavera di Iervese al primo posto in classifica. Saluto in studio con me Andrea Costantini. Buonasera Andrea, tra poco ci darai tutte le novità della giornata. In regia saluto il nostro Maurizio Dagui e vado a salutare i primi ospiti collegati, gli amici di sempre, Totò De Leonardis. Buonasera Totò. Francesco Di Francesco, buonasera, buonasera. Francesco, ritrovo con piacere il collega Luca Pennese, buonasera, buonasera Luca, e un saluto particolare anche al nostro Riccardo Clinco, che sta superando con successo anche questa brutta esperienza del Covid e lo aspettiamo a braccia aperte qui nel nostro studio. Ovviamente nel corso della trasmissione avremo tanti ospiti che si alterneranno per analizzare questo momento del Pescara e il campionato di Serie B. Partiamo subito Andrea Costantini dalle ultimissime news della giornata. Andrea. Intanto è iniziata la giornata con l'anticipo tra Venezia e Reggiana, 0-0 il parziale del Penso, direttore di gara che peraltro è della sezione di Pescara, parliamo di Giacomo Camplone. La squadra è partita nel pomeriggio alla volta di Cittadella, ci sono diverse assenze, Seter e Sorensen non hanno recuperato, non ha recuperato neanche Tabanelli, fuori anche Riccardi, non convocati Basit e Omeonga, fanno parte della comitiva Sasà Bocchetti e Nicola Rigoni, anche se probabilmente partiranno dalla panchina, in particolare Bocchetti non lo si rischierà. Queste sono le ultime indiscrezioni, dovrebbe essere confermata in blocco la difesa che ha ben figurato contro il Lecce, dunque Gut, Drudi e Scognamiglio. Sul fronte Cittadella invece questo è l'elenco dei convocati che è stato diramato nel tardo pomeriggio. Sul fronte Cittadella la novità è il recupero del centravanti francese Zaggiù, mentre invece restano esclusi i vari Vita, Mastrantonio, Pavan e Cassandro, che si è fatto male nella gara pareggiata a Monza per 0-0. E dopo cercheremo di capire, perché ovviamente il tecnico Grassadonia non ha parlato, e con gli allenamenti a porte chiuse è difficile capire che squadra scenderà in campo domani, cercheremo di capire quali potrebbero essere le eventuali mosse. Primo giro con i nostri ospiti, Pescara-Lecce, cosa vi ha detto e se a distanza di una settimana il vostro ottimismo è aumentato, è rimasto allo stesso punto oppure è sceso? Iniziamo da te Totò. Ma non credo che non possa aumentare, voglio dire, quello che si è ottenuto e quello che abbiamo visto non è quello che speravamo, voglio dire, due partite, due punti, con punta a partita. Come si dice a Pescara, non ci serve manco manare, perché insomma, non, ma a parte il risultato, il problema è che non ancora vediamo. Qualche problema subito sulla. Ecco, sì, adesso abbiamo ripristinato l'audio di De Leonardis. Totò, ti avevamo un po' perso. Sì, no, dicevo che appunto non può essere ovviamente soddisfatto, perché la situazione è, insomma, è peggiorata nelle ultime due partite, non solo per i risultati, ma come si usa dire questi tempi, il famoso cambio di passo, non, almeno nel Pescara non c'è stato. E ci deve essere, per forza, se lo si può sperare. Io questa squadra che non ha la capacità di rischiare, non si sa ancora che calcio voglia presentare, come succede dall'inizio
inizio della stagione, ovviamente non può dare ottimismo. Credo che insomma sia importante trovare una soluzione diversa, una squadra più offensiva, più magari ripartire un po' dal secondo tempo dell'ultima partita, che almeno è stata una squadra più, secondo me, a trazione interiore. Ma credo che insomma bisognerebbe cambiare anche un po' l'assetto. Io credo che giocare con questa difesa a tre, tra l'altro tutta gente stagionata, non è la difesa a tre dell'Atalanta in cui i difensori vanno a fare gol, o quella dell'Inter che fa gioco fino alla metà campo. Credo che questa sia la condizione. Bisogna rischiare, bisogna trovare un modo diverso per affrontare le partite, da mettere dentro anche gente di qualità. Il Pescara ne ha tanti, voglio dire, il problema è farli funzionare. Io dico che magari adesso voglio dare i numeri anch'io, ma non è quello, un 4-2-3-1 voglio dire sarebbe, credo, una soluzione comunque per ripartire, per avere più coraggio, perché credo che insomma questi tre difensori non diano quello che serve in questo momento al Pescara. Deve rischiare e ovviamente avendo gente di qualità davanti, cioè abbiamo tra Maestro, Galano, Macin, tanti. Allora, abbiamo qualche problema sulla linea audio di De Leonardo, comunque insomma, si è capito un po' il senso del suo discorso. Allora, Totò, forse sì, c'è una linea un po' disturbata questa sera dalla tua postazione, comunque la ripristineremo. Francesco, sei dello stesso avviso di Totò, sei più critico, più ottimista, dimmi tu. Beh, ci vuole essere più ottimisti, è una professione di fede, ci vuole proprio coraggio che rasenta, come possiamo dire, l'incoscienza. L'ottimismo viene dalla speranza, dalla matematica che ancora non ti condanna, dalla macchina che ti tiene in vita, che ancora non viene staccata. Detto questo, sì, in parte sono d'accordo con Totò, però io non credo che adesso Grassadonia possa modificare più di tanto, come possiamo dire, l'assetto tattico. Deve modificare evidentemente le scelte di alcuni giocatori. Per esempio, io credo che domani Giannetti giocherà, e fino però alla partita di sabato, è entrato nel secondo tempo, Giannetti non era pronto. Sento parlare da sabato di Maestro, Macin e Galano. Giustissimo, sono dei giocatori dei quali uno si aspetta qualcosina di più in questo momento, sia la qualità che possono dare, e però l'aspettiamo dall'inizio dell'anno, perché Maestro ebbe quell'inizio folgorante, dopodiché spento. Galano non si è mai acceso e Macin sì, si dovrebbe accendere, però pure lui non solo non si è acceso, ma in alcune partite, come la penultima, la si è notata, si è notato per atteggiamenti poco accettabili. Quindi fin qui sono i difetti. C'è solo da augurarsi, da sperare che con l'utilizzo di Maestro o Macin o Galardo, perché non è che possiamo giocare in 14 o 15, questi diano qualcosina di più, magari anche con l'ingresso di Giannetti, che è un attaccante, è un giocatore abituato a giocare nella fase offensiva, magari insieme a Ogbar, il ragazzo che tutto sommato la partita di sabato non è andato male. Bene, vedo che abbiamo iniziato con una buona dose di ottimismo, quindi adesso vorrei sentire Luca Pennese. Luci, c'è qualche luce che si è accesa dopo questa partita con il Lecce o tutte ombre? L'unica luce che hanno sottolineato anche diversi l'unica amici, luce che si vede è quella sopra la tua testa, perché sì, sei circondato da tante luci. Illuminato, sei un illuminato. Va bene, comunque va bene lo stesso. Allora, dicevo, l'unica luce è stata quella esultanza dopo il gol del pareggio, che qualcuno ha voluto leggere come un gruppo che ci tiene, un gruppo vivo. È l'unica nota positiva di una partita che ha confermato intanto che Capone non può giocare in Serie B in questo momento per tanti
per tanti motivi, che la scelta di Memusciai titolare dopo la lunga assenza per Covid era quanto di più improbito potesse fare Grassadonia, e che secondo me, come dice Totò, va cambiato l'atteggiamento e anche il numero dei difensori. L'Atalanta ha insegnato che con tre difensori centrali si può giocare bene, si può vincere, si può dominare la partita, ma se poi hai sugli esterni dei giocatori come Maele o Gosens che tagliano, che invece noi abbiamo Masciangelo che indovina un cross sì e sette no a sinistra, e a destra Bellanova che invece ne indovina uno su 12. Quindi purtroppo il problema è questo, quindi un cambio di modulo a mio avviso potrebbe essere l'unica chiave per alimentare la speranza, gettando della qualità in avanti, rischiando qualcosa in più, ma cercando, provando a vincere la partita con quegli uomini che ha nominato Totò. Io aggiungerei anche Vokic, che in più rispetto agli altri, anche un po' di fisicità. Ecco, adesso a prescindere dai moduli, dagli uomini, lo chiedo un po' a tutti e tre. Pensate che sia soprattutto l'atteggiamento da cambiare, perché si può giocare a 3, a 4, però poi se non hai l'atteggiamento propositivo tutto diventa più difficile. Totò, riparto da te. Sì, ma sai, è difficile adesso, non è solo l'atteggiamento, vale anche da quello che metti in campo, perché come ti dicevo prima, giocando con difensori stagionati, ovviamente, che sono bravi, voglio dire, non è che Pochetti e Scogliamiglia siano scarsi, però chiaramente condizionano il modo di giocare. Pescara deve capire, ci deve far capire come vuol giocare per rimontare, quindi credo che la soluzione sia solo quella comunque di rischiare, di mettere dentro un po' più di qualità, più corsa, soprattutto più capacità di essere compatti davanti, soprattutto in fase offensiva, per rilanciarsi immediatamente, altrimenti veramente io non la vedo bene, voglio dire, perché tra l'altro le partite diminuiscono quando non fai risultato, non è che prendi maggior coraggio, anzi c'è il problema opposto, quindi se c'è questa possibilità, il coraggio lo trovi secondo me anche puntando su gente che abbia anche coraggio nell'attaccare, voglio dire, credo che il primo punto sia proprio questo, di dare una mentalità alla squadra diversa, perché altrimenti io decisamente, ragazzi, non puoi essere ottimista in questo momento. Allora, intanto vorrei chiedervi, sì, dopo torno alla riflessione precedente, vorrei chiedervi, per aprire e chiudere la parentesi della curiosità, per voi il gol di Busellato era regolare o no? Velocemente, perché ci sono state tante riflessioni. Secondo te, Totò? Mi sembra leggermente in fuorigioco. Ecco, è difficile da vedere, però. Da questa angolazione sul tiro di Macin, vediamo, sì, Busellato al centro dell'area di rigore, che è forse con la spalla, anche con un piede, esatto, leggermente un po' più avanti, leggermente. Ma questo giusto che magari la potevi vedere col VAR, voglio dire, ma così a normale credo che insomma sia difficile anche contestare, senza nulla togliere, insomma, ovviamente, perché il Pescara è stato spesso, anzi molte volte penalizzato, certo, sì, però sì, per dovere di cronaca segnaliamo questo episodio, che poi ognuno può interpretare a modo suo. Intanto saluto in collegamento da Vico Equense l'ex allenatore del Pescara, sempre giovane, Luigi De Canio. Buonasera Gigi, ci diamo il tuo ovviamente. Ciao, ben rivisto. Come no? Ben rivisto, un saluto dagli amici collegati, Totò De Leonardis, Francesco Capennese. Buonasera a tutti. Ciao mister. Veniamo subito da te, mister, perché volevo completare con Di Francesco e Pennese l'argomento sollevato precedentemente all'analisi del rigore. Francesco. L'analisi del rigore nell'inquadratura laterale si vede che c'è qualche centimetro di fuorigioco da parte di Busellato, però magari dalla posizione del guardalinee, che lì erano in quattro, quelli là, due del Pescara e due del Lecce, forse non gli è sfuggito. Una volta tanto è andato bene, certo, al Pescara. Per rispondere poi all'altra tua domanda velocissimo dell'atteggiamento, è vero tutto.
però per esempio l'atteggiamento del primo tempo con il Lecce è in modo, come posso dire, al di là della scelta dei giocatori dietro, perché poi tra l'altro ha ragione Totò, sono avanti negli anni i difensori, ma non è che ce ne sono tanti altri, a cominciare da Bocchetti, tanto più giovani da poter utilizzare. Poi il cambio di modulo può aprire tutto un ventaglio di discorsi. Aggiungo semplicemente, scusami Francesco, dobbiamo andare di fretta. L'errore grosso è stato quello di far giocare Memusciai e Capone dall'inizio. Quindi errore con Luca Pennese, è d'accordo con Luca Pennese. Luca, velocemente. Il gol di poco, ma era, secondo me era di là busellato, ma trovo ancora anacronistico non avere il VAR in un campionato importante come quello che ha detto. Non si può non averlo, una tecnologia che in tante altre circostanze in questa stagione anche avrebbe dato punti in più ai biancazzurri, secondo me. Tante occasioni ci ha penalizzato l'assenza del VAR. Allora, passiamo a Gigi De Canio, che ritroviamo a distanza di tanti anni collegati con noi. E, Gigi, ti chiediamo subito una prima domanda che sembra un po' scontata su questa Serie B. Stasera si sta giocando Venezia-Reggiana. Andrea, a tal proposito, non è cambiato? Sempre 0-0, ma un filo meglio la Reggiana, che ha avuto una importante opportunità con Lunetta. A te. Allora, De Canio, che Serie B ha finora intravisto? È vero che lei è più legato alla Serie A per aver allenato tante squadre nella massima divisione, però l'uomo di calcio segue tutto, quindi in questa occasione che Serie B si sta presentando quando mancano 13 partite? Credo che rispetto agli ultimi anni credo che sia una Serie B un po' più equilibrata, con parecchie squadre che si sono attrezzate per cercare di fare campionati di alta classifica, e quindi un torneo che risulta interessante come al solito e molto livellato. Dove ci sono squadre che lavorando con i giovani presentano anche delle buone novità, dei profili interessanti, e poi insomma la squadra che le è piaciuta di più? Beh, l'Empoli mi piace, il Venezia mi piace, sono squadre molto organizzate, il Cittadella sono tanti anni che staziona lì e nel rapporto di prezzo-qualità, insomma, è una società che riesce a far quadrare bene il cerchio. E, insomma, ci sono tante realtà interessanti e quindi un campionato interessante. Certo, la cosa che mi dispiace di più è che il Pescara. E adesso ci arriviamo perché ci deve aiutare De Canio questa sera, ci deve aiutare in questo senso, perché De Canio ha vinto molti campionati, una promozione l'ha sfiorata con il Pescara per un solo punto nel 98-99, ma ci anche sono una a Napoli. Ci sono grandi imprese anche come salvezze, perché anche la salvezza può essere paragonata a uno scudetto. Certo, a campionati vinti. Vogliamo citare le imprese maggiori. Nel 2002 la salvezza con la Regina in Serie A. L'anno dopo la salvezza con il Genoa in Serie B. Nel 2005 la salvezza con il Siena in Serie A. Ecco, nel 2009 retrocesso con il Lecce in B, però poi lo ha riportato subito in A. No, aspetta, sono arrivato troppo tardi, non ce l'ho fatta. Sì, io vedo il risultato finale. Poi... Questa è una macchia che non mi interessa. Però si è subito riscattato perché ha vinto il campionato di B e la stagione successiva ha ottenuto la salvezza con i Solentini in Serie A. Quindi... poi c'è ancora la salvezza con il Genoa nel 2012, la salvezza con l'Udinese nel 2016 e poi basta, perché più di questo. Allora chiediamo da Pescaresi, per salvarsi l'allenatore quanto incide, come incide e cosa serve per un miracolo al quale dovrebbe andare incontro il Pescara in questa circostanza? Il pensiero generale è che l'allenatore è una figura certamente importante, molto molto importante, ma nel calcio
quello che conta di più sono i calciatori. Una squadra forte con un allenatore mediocre può anche vincere. Un allenatore formidabile con una squadra povera non fa nulla. E quindi sono i calciatori l'essenza del gioco del calcio. Poi è importante una società che sia organizzata, una società che sia competente e che abbia nelle figure preposte la competenza per avere un rapporto tale da poter aiutare sia l'allenatore che i calciatori nel loro processo di crescita e di lavoro. Faccio un'ultima domanda dallo studio e poi... Reggiana in vantaggio a Venezia. Sì. Faccio un'ultima domanda dallo studio e poi sentiamo anche gli altri amici collegati. Allora, che tipo di equazione è a Pescara se in due anni passano sei allenatori, nessuno riesce ad emergere e il blocco squadra resta sempre lo stesso? Parlo del blocco squadra in due anni. Che segnale è e che equazione si può fare, De Canio? Beh, è difficile giudicare dall'esterno, mi rendo conto. Sì, in effetti è così, anche se in particolare Pescara io ho sempre cercato di seguirla perché sono molto, molto legato. Poi ho avuto il piacere di conoscere anche Sebastiani nel tempo. E quindi mi ha sempre incuriosito questa faccenda e vicenda di Pescara, però probabilmente ultimamente si è rotto qualcosa perché non ho visto nel Pescara un filo logico e un pensiero, una costruzione anche in prospettiva futura. E probabilmente le voci che vogliono a Sebastiani, sembra che voglia cedere la società, vanno in questa direzione. E Pescara è sempre stata una squadra forte, in B è sempre stata protagonista con la possibilità anche di valorizzare calciatori. Ora probabilmente questo è un ciclo che forse si è arrestato e c'è bisogno di ripartire da capo. Mi sembra un'analisi anche corretta sia sui risultati sia sulla necessità di cambiare rotta oppure di tornare a far calcio come si faceva fino a un paio di anni fa. È vero che ci sono delle parentesi negative, però ricordiamo che in questa città sono passati fior di allenatori e fior di giocatori, che molti sono anche in nazionale, quindi come tradizione De Canio sa bene che è una piazza dove si può lavorare, fare calcio ad un certo livello. Non c'è dubbio. Poi a Pescara, il pescarese, insomma, per così, per tradizione, per storia, ama il bello, ama veder giocare bene la propria squadra. È un pubblico in questo senso molto partecipe e anche abbastanza competente in termini anche di tifoseria nel saper apprezzare le squadre che giocano bene. E quindi, insomma, per un allenatore è una bella piazza. Sicuramente è un ambiente, sempre stato un ambiente stimolante, insomma, ecco. Poi, come hai detto tu, poiché ci sono stati tanti personaggi importanti e bravi, è anche uno stimolo, un confronto continuo. E lo stimolo e il confronto aiuta a dare sempre il meglio di sé. Allora, sentiamo gli altri amici, iniziamo dal Buffalo. Totò De Leonardis vuole fare qualche riflessione con Gigi De Canio. Totò? Sì, salve mister, sì. Ma ricordo, rivedere De Canio e ricordare quella fantastica stagione che finì con una grandissima beffa, voglio dire. Quella fu, credo che sia una delle maggiori beffe subite dal Pescara nella sua storia.
perché insomma fu un campionato eccezionale, partendo tra l'altro proprio dal fondo della classifica quando arrivò lui. Avevamo zero punti. Esatto, è un rimpianto che abbiamo ancora dentro noi pescaresi, e credo che valga pure per lui. Ecco, situazione, stiamo parlando della situazione del Pescara. Cioè, che cosa potrebbe fare un allenatore a 13 giornate dalla fine, qual è il modo per cercare comunque di tirar fuori il massimo? Cioè, Pescara ci sono tantissimi, ha un organico di 30-34 giocatori rotti, voglio dire, si tratta di restringere la rosa, di trovare un assetto che, per avere più coraggio, come bisogna fare? Quanto può incidere l'allenatore? Secondo me, con le scelte che può fare, voglio dire, credo che siano soprattutto queste. Quindi, proprio per cambiare rotta in questo momento, insomma. Intanto è difficilissimo subentrare, soprattutto poi lavorare con 34 giocatori, perché devi coinvolgerli per forza tutti, anche per ragioni contrattuali. E quindi anche per salvaguardare la società da eventuali procedimenti nei suoi confronti, e quindi è difficilissimo lavorare. Però poi l'allenatore deve avere la capacità di fare le scelte anche coraggiose e cercare di mettere in campo e di fornire a quei calciatori che servono più per la causa quelle motivazioni per tirare fuori da ognuno di loro il massimo, non per fare bella figura ma per vincere, e che poi si fa bella figura se si vince, e non solo se si gioca bene. Quindi credo che in questo caso, nei casi di difficoltà, forse l'allenatore ha più importanza che non negli altri casi, quando magari c'è una squadra più già collaudata, forte, eccetera. Ecco, in questi casi l'allenatore ha la possibilità di se ne ha la capacità, insomma, di imprimere di avere un ruolo determinante, molto più importante che in altre circostanze. Francesco Di Francesco. Mister, prima di tutto ben rivisto. Ben trovato, grazie. Intanto, se penso giustamente a quello che hai detto, sia un bravissimo allenatore con una squadra scarsa, non può fare nulla. Mi vengono i brividi, perché l'allenatore bravissimo non ce l'abbiamo, perché la carriera è quella che è, un allenatore bravo ma non bravissimo, non è eccelso. E secondo me in questa squadra di, come possiamo chiamarli, di mezzi giocatori, chiamiamoli così, per tanti motivi ce ne sono pure troppi. Ma detto questo, il rimpianto, al di là della mancata promozione, il rimpianto più grande di quell'anno a Pescara e nell'insieme la gioia che ancora ti porti, la soddisfazione, ecco, che ancora ti porti dentro di quell'anno lì. La soddisfazione è più importante di qualsiasi altra cosa, perché ricordo, ho un ricordo nitido di quella esperienza sin dall'inizio, perché il Pescara provò a prendere tanti altri nomi, tanti, tantissimi. Io ero appena esordiente in B, avevo lasciato la Lucchese perché non avevo avuto rassicurazioni per il futuro, avevo strappato il contratto ed ero rimasto senza squadra. Il Pescara provò a prendere tutti gli allenatori possibili con grande esperienza e di grande nome in quel momento. E io casualmente, grazie al consiglio dato da una persona al presidente, casualmente mi trovai lì a Pescara, e quindi la possibilità di farmi conoscere, di farmi seguire dai ragazzi con i quali ebbi uno scontro subito all'inizio appena subentrai,
per le famose regole, no? E poi io, essendo giovane, magari dovevo farmi rispettare di più, perché altrimenti quei giocatori erano giocatori di esperienza. Parlo, no, però mister, scusa se ti interrompo, perché De Canio sembra uno tranquillo, pacato, poi dentro lo spogliatoio cambia tutto, giustamente, vero? È vero. C'era, io mi ricordo, c'era Max Allegri all'ultimo anno, c'era Gelsi, c'era Terracenere, insomma gente con una buona personalità, e per cui l'inizio, i primi giorni fu un po' traumatico, dopo fu una cavalcata esaltante, perché riuscimmo, io ero ambiziosissimo e quindi non guardavo niente, nessuno, e avevo voglia di vincere, per cui trovai dei ragazzi che avevano ecco, questo è un segnale importante, non guardare vincere in faccia a nessuno, no? Soprattutto in questi momenti caldi. Sì. Mi ricordo proprio la prima litigata fu proprio con Allegri e Terracenere, ma anche per stupidaggini, però poi l'allenatore deve immediatamente far capire, insomma, soprattutto subentrando, come stanno le cose, quindi ma per stupidaggini che però si ricomposero immediatamente, e come ho detto prima, una cavalcata bellissima, una soddisfazione grandissima, la possibilità di vedere crescere tanti ragazzi, e poi anche Esposito, da ragazzino che lì c'è stata l'esplosione. Allora, Luca Pennese ricorda molto bene quel campionato. Luca. Sì, io ricordo anche qualcosa successo, qualcosa a Francavilla, mister, i suoi primi giorni, no? Una curiosità, quante volte ha rivisto il gol fallito dall'ottimo Gelsi? In quell'anno fece tanti gol su punizione contro la Regina, che poteva scrivere una storia. Il rigore contro la Regina, che poteva scrivere una storia diversa per il Pescara e per lei a Pescara. E poi l'altra curiosità, oggi, e poi chiudo, non sarebbe opportuno ridurre questo maxi organico, concentrarsi su 20, 22, 24 giocatori e mandarne 10 all'antistadio della Narcisa Soli? No, parto dalla seconda. Come dicevo prima, questo non si può non fare, perché i calciatori hanno dei diritti. Devono allenarsi con l'allenatore con l'allenatore responsabile, e quindi devono allenarsi con gli altri, devono spogliarsi con gli altri, perché la società sarebbe subito accusata di mobbing, e quindi i giocatori, certo, reintegrati, e la società costretta anche a pagare multe salate nell'ordine, credo, del 20-30% sugli emolumenti all'ordo di quello che i calciatori percepiscono, e quindi non è proprio possibile farlo. E per quanto riguarda la prima domanda, insomma, non l'ho più rivisto quel rigore lì che Gelsi ha cancellato, perché ce l'avevo in mente, però io adoro le persone che sanno prendersi le responsabilità, perché solo chi non rischia non ha successo, e quindi lui si è preso questa responsabilità. In quell'anno ne ha fatti parecchi di gol, ne ha sbagliati tre, di cui due importanti: uno a Brescia, quando fu espulso uno di loro, calcio di rigore, potevamo riaprire la partita sul 2-0. Era un momento topico del campionato, perché era l'inizio del girone la fine del girone d'andata, e in quel periodo stavamo affrontando tutte le squadre più forti ed eravamo un po' in difficoltà di organico, e quindi fare risultato a Brescia significava avere qualche punto in più, soprattutto tenere lontano una diretta concorrente. Invece lì sbagliò, e poi prendemmo il terzo gol, e poi il gol purtroppo con la Regina. Però
Andrea Costantini, ci può anche l'autogol. Scusa, Andrea Costantini, perché stiamo per lasciare il mister De Canio. Andrea, buonasera, mister. Le chiedo quanto è importante in questa situazione di classifica pungolare l'orgoglio di alcuni giocatori. Esempio, Galano, escluso nella gara contro il Lecce, non è entrato neanche nonostante i tanti cambi offensivi. Valdifiori, intorno al quale era stata costruita la squadra all'inizio stagione, con Grassadoni ha sempre escluso e probabilmente non giocherà neanche domani. Quanto serve? Beh, guardi, io questo è veramente difficile. Ho espresso prima quelli che possono essere gli aspetti peculiari di un allenatore che subentra, però molto dipende poi, come ho detto, già dai calciatori che si ha a disposizione. Se ce l'hanno un orgoglio, allora l'allenatore cerca di tirarlo fuori, di pungolarlo, ma se hanno esaurito la spinta, se hanno esaurito la voglia anche per altre ragioni, questo per l'allenatore è difficile, allora deve necessariamente andare su giocatori diversi. Quindi molto dipende dalla percezione che ha l'allenatore dei giocatori e di quello che sono in grado di dare, anche potenzialmente. È lì che deve essere bravo a capire queste situazioni e poi ad avere gli atteggiamenti e a fare le scelte giuste. Gigi De Canio, nella sua splendida carriera, non perché sia finita, dopo aver lavorato in piazze bellissime come Napoli, Genova, Reggio Calabria, quale fotografia resta di Pescara? Enrico, tu giri il coltello proprio. Io a Pescara volevo venire a prendere casa, perché qualche anno fa con Sebastiani stavamo per rifare un matrimonio, e quindi poi... Perché ama le città di mare? Ma perché comunque Pescara è bella, mi piace, è una città dove c'è tutto, c'è cultura, c'è storia, c'è tradizione, poi si vive bene, è una città a misura d'uomo, gente, a me gli abruzzesi, sarà che ho avuto delle esperienze bellissime in Abruzzo, quindi ricordiamo anche da calciatore militato nelle file del Chieti, quindi lì anche come Chieti, calciatore sì, e mi sono trovato divinamente bene qua, come a casa, e quindi era un posto in cui mi sarebbe piaciuto vivere. Poi Sebastiani ha cambiato idea e non si è fatto più nulla. Però Pescara resta, per fortuna qui non l'avevo comprata, eh? Pescara è qui, quindi le porte sono sempre aperte, soprattutto per chi ha lavorato bene, ha lavorato con serietà e professionalità come lei. Grazie. Ci siamo dati del tu, ci siamo dati del lei, vabbè, qui il ruolo molto comunque gli aggettivi restano, e soprattutto l'apprezzamento della città nei suoi confronti resta veramente forse il ricordo più bello, e viceversa, perché Pescara ha lasciato un segno nel cuore di De Canio. Grazie per essere stato con noi. Grazie a voi per l'invito. Ciao Gigi. Grazie. Ciao a tutti. E in bocca al lupo per il Pescara a tutti. Grazie a Gigi De Canio. Andiamo in pubblicità, torneremo tra qualche istante. Se cerchi qualità, assortimento e il miglior prezzo, Notti d'Oro a Montesilvano. Oltre 1000 metri quadri di esposizione di materassi e biancheria per la casa. Esclusivista Blue Marine, Borbonese, Louis Jo, Bellora, Bossi, Fazzini, Somma, Piumini Down and Step, Materassi Tempur, Dorelan, Simmons, Mistral, Pirelli, Permaflex e Letti Bontempi. Notti d'Oro, vieni a trovarci a Montesilvano in Corso Umberto 271, telefono 085 44 58 973. Notti d'Oro, materassi e biancheria per sognare. Il super bonus 110% non è per tutti, non è per sempre. Il super bonus è difficile da ottenere. Lo trasforma in realtà Aragon Invest, Energy Service Company certificata a Pescara, in via Certeo Ciglio 56. Continua ad abitare i tuoi sogni, ma a costo zero. Info aragoninvest.eu.
DZ Insurance Sport. Oltre 25 anni di esperienza nelle coperture assicurative nel mondo dello sport. Prodotti altamente mirati per atleti professionisti. Un team specializzato per ogni disciplina sportiva o di qualsiasi altro settore a livello internazionale. Questa è la DZ Insurance Sport. Zampa corta assicura lo sport. Salve, sono Emilio De Florentis. L'impresa funebre della nostra famiglia nasce nel lontano 1945 in una piccola bottega artigiana nel cuore di Pescara Vecchia, dall'intuizione di mio nonno Emilio e del padre Emilio. Da quel momento, da 72 anni, la tradizione continua e dal 1995 io e mio padre Alfredo abbiamo aperto la nostra impresa che a Pescara ha sede in via Spaventa, nella zona dello Stadio Adriatico. Emidio e Alfredo De Florentis, 085 66 021. Dal 1970 Time Rivestimenti è un'azienda sempre all'avanguardia nel settore delle ristrutturazioni generali, interni ed esterni in tutta Italia. Realizziamo per privati ed aziende lavori di rifinitura di ogni genere, ristrutturazioni chiavi in mano, attività commerciali, impianti sportivi, impianti idrici ed elettrici, arredamento su misura, controsoffitti e cartongesso, isolamenti termici ed acustici, strutture esterne, pergotende e tetti in legno, arredo urbano in genere. Su tutti i social trovi sempre online le nostre novità. Contattaci su timerivestimenti.it. Ti piace l'eleganza, ma non vuoi rinunciare alla comodità? Sei un tipo originale e cerchi un'auto da personalizzare? La concessionaria Fiat Danelli è quella che fa per te. Una ricca esposizione di modelli che spaziano dalla 500, 500X, Panda, Tipo ed il ritorno del mito, la nuova 124 Spider. E poi lancia Abarth e veicoli commerciali. Inoltre, la concessionaria Fiat Danelli vanta un'efficiente officina dotata di ricambi originali. La concessionaria Fiat Danelli ti aspetta in via Bovio 137 a Pescara, con ingresso in via Raffaello 30, aperti anche il sabato, mattino e pomeriggio. Ore 21.45, rientriamo dallo studio centrale. Allora Andrea Costantini, aggiornamenti sul posticipo di Serie B? Anzi, allora, sull'anticipo della Serie B. Del sì, Reggiana sempre avanti 1-0 a Venezia, però in questo momento c'è un po' di confusione, dovrebbe essere stato concesso un calcio di rigore per il Venezia. Siamo al 45esimo, ma c'è davvero tanta tensione in campo, c'è anche un cartellino giallo per un difensore della Reggiana. Altre due notizie di giornata, Enrico, una arriva dalla Serie A con risvolti che si legano a ex allenatori del Pescara, perché è stato esonerato l'allenatore del Crotone Stroppa. Al suo posto, non c'è ancora l'ufficialità ma è praticamente fatta, Serse Cosmi, che torna dunque ad allenare in Serie A, due ex tecnici biancazzurri. E poi un'altra notizia arrivata nel tardo pomeriggio, notizia relativa al match Pescara-Ascoli che è fissato per il prossimo 16 di marzo, un altro infrasettimanale di martedì, gara inizialmente fissata alle 19, è stata posticipata di orario, si giocherà infatti alle ore 21. A te. Aggiornaci sul parziale di Venezia-Reggiana. Siamo stati collegati fino a qualche minuto fa con l'ex allenatore biancoazzurro Gigi De Canio, ora in piattaforma con noi è entrato un altro allenatore, Salvatore Sullo, che è conosciuto qui a Pescara per aver indossato la maglia biancoazzurra per 6 anni e mezzo. Buonasera Sullo, come stai?
Ciao Enrico, ciao, bene, sto bene, sto a casa. Ci fa piacere rivederti, sono in compagnia di Totò De Leonardis, che ricordi sicuramente, di Luca Pennese, giornalista, come no? Francesco Di Francesco. Ah. Che fai di bello? Ti posso chiamare Sasà come ai vecchi tempi? No, devi assolutamente chiamarmi Sasà. Che faccio? Faccio il padre di famiglia e dal punto di vista professionale faccio l'allenatore che non ha squadra, quindi come la maggior parte, sì, sì. Probabilmente per scelta di chi ci governa, dal punto di vista calcistico parlo. Sì, sì, certo. Perché le squadre sono sempre quelle e ogni anno si sfornano decine e decine di allenatori, questa è, diciamo che è una gestione bizzarra, ma lasciamo stare. Quindi diciamo, tornando a me, faccio quello che fanno tutti quelli come me appassionati di calcio, guardano più partite possibili e aspettano di trovare il momento giusto. Una nuova destinazione. Per... Cosa, esatto, ti ha detto, Rico, questo campionato di Serie B? Pareggio del Venezia, sì, sul rigore a Ramu. Allora, a pareggio del Venezia, Sasà, cosa ti ha detto questa Serie B finora? È oggettivamente probabilmente il più bel campionato tra tutti, perché gli ultimi pareggi dell'Empoli sembrava che potesse prendere in largo, invece anche l'Empoli dovrà lottare fino all'ultimo. Tutti pronosticavano un Monza che potesse stravincere, invece anche il Monza se la dovrà lottare. È un campionato molto aperto per i primi posti, aperto anche per quanto riguarda l'entrata nei playoff, e secondo me è anche aperto per quanto riguarda la lotta per non retrocedere, anche se i numeri dicono che in questo momento Entella e Pescara e probabilmente anche Ascoli hanno qualche difficoltà, ma mancano ancora 13-14 partite, quindi è ancora possibile tutto. Forse... Ci stai anticipando un po' il discorso sul Pescara, aggiungi? No, dico forse rispetto agli altri anni ha espresso meno talenti, nel senso che oggettivamente non c'è nessuno di enorme qualità. Io ricordo per esempio l'ultimo anno che io ho allenato in Serie B quando stavo al Torino, quando incontrammo, sì, il Pescara, per dire, noi avevamo Verdi e il Pescara aveva Insigne, Verratti, certo, diciamo una partita bellissima quella, l'Adriatico. Sì, sì, a me è piaciuta più quella a Torino, quella che vincemmo, però... No, però... ma parlo proprio di aspetto tecnico da parte delle due squadre. Assolutamente, assolutamente. E quindi credo che da questo punto di vista probabilmente ha espresso di più il campionato di Serie C a livello di talento. In Serie C vedi dei prospetti superiori in proporzione ovviamente a quelli del campionato che hai detto? Secondo me in prospettiva sì, perché per esempio la Juventus ha dei giocatori straordinari, credo che abbia dei giocatori veramente di altissimo livello, e ci sono dei giocatori che il Renate per me ha un paio di giocatori di gran livello, per me Santoro, che probabilmente voi conoscete, del Teramo, è un giocatore di grandissima qualità. Piovanello, che io ho avuto a Padova e adesso sta a Limolese, è un giocatore di grande prospettiva. Molto probabilmente la B di quest'anno, io adesso non so i numeri. Ecco, ti chiedo, non è che sia un po' invecchiata questa Serie B? Esatto. Perché stanno arrivando anche giocatori dalla Serie A, però esatto, ad una certa età. Esatto, io ecco, non ho sotto mano i numeri, però... molto probabilmente l'età media è leggermente cresciuta. Ecco. E questa esperienza da allenatore, tu sei stato, lo ricordiamo per chi non ne fosse a conoscenza, il vice di Ventura sia in nazionale, sia con il Chievo, sia con il Torino, poi hai deciso di andare giustamente sulla tua strada. C'è stata questa esperienza di Padova, e quali aspetti devi ancora, non dico migliorare, ma conoscere per una carriera ricca di soddisfazioni? Beh, diciamo che l'esperienza di Padova per me è stata positiva. Alla fine io ero quarto in classifica. Io andai a Padova con una squadra retrocessa con 5 giocatori sotto contratto.
e abbiamo dovuto rifare tutto da capo, a partire dal medico, al massaggiatore, insieme alla società chiaramente. E quindi noi siamo partiti da zero, i giocatori sono arrivati via via, il 20 luglio, il 25, il 30 agosto, e quindi ho avuto queste difficoltà. Siamo partiti benissimo, abbiamo fatto molto probabilmente qualche punto in più di quello che avremmo meritato all'inizio, e questo ha creato delle aspettative. Nella seconda parte invece secondo me abbiamo raccolto qualcosina in meno, però nel totale io credo che quello fosse la reale forza della squadra, soltanto che un leggero calo di rendimento in proporzione al grandissimo rendimento iniziale ha fatto sì che la società decidesse di cambiare. Poi diciamo che hanno preso Mandorlini prima della, diciamo, prima del lockdown, avevano fatto 5 partite, la media punti era la stessa della mia, quindi non era cambiato nulla. Molto probabilmente la squadra quella era. Io poi, tornando a che cosa devo migliorare, penso tutto, qualunque cosa, perché ho appena iniziato, quindi. Però sei giovanissimo, credo, quindi hai tanti anni. Credo di avere il diritto di poter sbagliare, certo, che è una cosa, certo, importante. Certo. Ti lascio agli altri amici, Totò De Leonardis. Totò. Ciao Sullo, tanto complimenti soprattutto per quello che hai fatto a Pescara, perché non ti dimentichiamo, per scambiate favolosi. No, ti volevo fare una domanda sul talento, perché era proprio questo la domanda che ti volevo fare. Tu hai introdotto il tema. Ecco, in Pescara ci sono diversi giocatori di talento, ci sono, che so, Maestro, Galano, Vokic, Macin, però nessuno trova un posto stabile dall'inizio del campionato. Probabilmente non è solo colpa loro, insomma, cioè questo emarginare il talento non è un modo per avere un qualche problema in più. Una squadra che sta in questo momento, non è che c'è bisogno solo di lottare, voglio dire, per uscire da questa di temperamento, però credo che ci voglia anche molto talento e molta qualità. Come ne pensi? Allora, innanzitutto ti saluto Totò, ti vedo, sì, in grande forma, quindi mi fa piacere. Sì, grazie. Io ti parlo in senso lato, perché il perché questi giocatori non lo so, sinceramente. Quindi, sì, certo. Non ho visto allenamenti, non ho visto partite dal vivo, quindi ho visto in TV. Però ci sono due cose che vorrei dirti, che per me la cosa principale è essere bravi. Cioè, nel senso, per me il calciatore deve avere qualità, quella è avere talento, quella è la prima cosa. Certo. E la seconda cosa, riprendo una frase di Fabio Capello, il contesto, per un allenatore bravo, capire il contesto dove uno allena è fondamentale. E credo che Pescara sia, a me mi è sempre rimasto impresso il fatto che quando, ai tempi miei, i pescaresi ricordassero come la partita migliore di tutti i tempi un Pescara-Milan 4-5, cioè una partita persa. Quindi significa che a Pescara vogliono vedere la qualità. A Pescara vincere non è l'unica cosa che conta. Pescara ama Galeone, ha amato Zeman. Il nostro Pescara, quello di Delio Rossi, è stato più amato di quello di De Canio, nonostante abbiamo sfiorato la Serie A. Perché? Perché avevamo un calcio propositivo. Quindi credo che ogni contesto abbia dei calciatori e un modo di giocare che devi prediligere. Quindi assolutamente penso che a Pescara c'è bisogno di giocatori di talento, e c'è bisogno che questi facciano vedere quello. Per ma questo Sullo veniva visto bene, adesso non perché sei qui, però la qualità di Sullo era indiscutibile, o no? Certo, lo lascio dire agli altri. Luca Bennese, ecco Luca, domanda flash, una domanda flash di Andrea, perché poi Francesco farà domanda a altri ospiti. Luca. Intanto a Sasà, che rivedo con estremo piacere, chiedo come fa ad aver lo stesso aspetto di 20 anni fa, di quando ti intervistavo allo stadio Adriatico. Non sei cambiato per niente, ti faccio i miei complimenti, è un piacere salutare.
Non so se è una critica per l'aspetto mio di 20 anni fa. Grande. Lo ricordo con un giocatore di grandissimo talento e gli chiedo cosa farebbe lui se invece di chiamare Grassadonia Sebastiani avesse fatto una telefonata ad Avellino. Allora, la seconda è una risposta che se io fossi Grassadonia non vorrei mai sentire da un mio amico, siccome io sono amico di Gianluca. Sono molto amico, ma anche da un mio collega che non fosse mio amico, non vorrei mai. Io metti odio. Che sia antipatico l'allenatore preso, dai, metti che fosse uno che ti antipatico. No, ma io odio quando gli ex o quelli che in questo momento stanno fuori parlano. Ho sempre odiato quando io stavo dentro ascoltare quelli da fuori, perché ragazzi. Molto bello fuori, quello che dici, Sasan. No, ma da fuori è molto più semplice. Certo. E soprattutto dopo. Quindi io dico che senza nulla togliere ai predecessori, il Pescara ha preso un allenatore bravo. Fidatevi, un allenatore bravo che farà il massimo che può fare per portare. E perché ce la può fare? Perché ce la? Perché secondo me la squadra non è così cattiva come sembra, anche se i numeri dicono questo, perché una squadra che in 20, 23, 24, 25 partite fa solo 19 gol con una media gol, perché per esempio il Cosenza ne ha fatti solo 21, però ne ha subiti 24, cioè la differenza reti del Pescara ti condanna, quindi il Pescara deve trovare qualche gol, però credo che Gianluca Grassadonia abbia uno conoscenze e due una grande fame, una grande determinazione. E poi penso che oggettivamente il Pescara se la può giocare, cioè non penso che sia questo. Bene, Sasà, noi ti ringraziamo per aver dato il tuo contributo. Non ci siamo più rivisti a Pescara, ma ti aspettiamo sempre. Tu che frequentavi il Bar Napoli, soprattutto la gelateria Bar Napoli, mi hanno detto di salutarti e di darti un forte abbraccio. Amici qui a Pescara, una città insomma, che ti ha lasciato il segno. Assolutamente, è un posto bellissimo, è migliorata pure poi rispetto a quando c'ero io. Si è sempre stato bene a Pescara da un punto di vista di vita, e anche fare il calciatore è sempre stato estremamente piacevole, perché poi è una città stimolante dove non ti puoi adeguare, quindi ti trasporta. È capitato qualche volta che sono tornato, perché come hai detto tu ho diversi amici. Stimola. Anche se poi purtroppo dal punto di vista proprio anche stradale, Pescara per me è un posto dove ci devo venire apposta, quindi ci sono passato solo quando dovevo veramente venire a salutare gli amici. Bene, allora ringraziamo Salvatore Sulla, intanto è entrato in piattaforma e lo salutiamo, l'allenatore Claudio Foscarini. Buonasera mister, grazie per aver accettato il nostro invito. Un po' di pazienza perché salutiamo Sulla, andiamo in pubblicità e ripartiremo con Claudio Foscarini, a tra poco. Grazie ancora Sullo. Ciao. Il super bonus 110% non è per tutti, non è per sempre. Il super bonus è difficile da ottenere. Lo trasforma in realtà Aragon Invest, Energy Service Company certificata a Pescara, in via Cetteo Ciglio 56. Continua ad abitare i tuoi sogni, ma a costo zero. Info aragoninvest.eu. Se cerchi qualità, assortimento e il miglior prezzo, Notti d'Oro a Montesilvano. Oltre 1000 metri quadri di esposizione di materassi e biancheria per la casa. Esclusivista Blue Marine, Borbonese, Louis Joe, Bellora, Bossi, Fazzini, Somma, Piumini Down and Step, Materassi Tempur, Dorelan, Simmons, Mistral, Pirelli, Permaflex e Letti Bontempi. Notti d'Oro, vieni a trovarci a Montesilvano in Corso Umberto 271, telefono 085 44 58 973. Notti d'Oro, materassi e biancheria per sognare.
LZ Insurance Sport. Oltre 25 anni di esperienza nelle coperture assicurative nel mondo dello sport. Prodotti altamente mirati per atleti professionisti. Un team specializzato per ogni disciplina sportiva o di qualsiasi altro settore a livello internazionale. Questa è la DZ Insurance Sport. Zampa corta assicura lo sport. Dal 1970 Time Rivestimenti è un'azienda sempre all'avanguardia nel settore delle ristrutturazioni generali, interni ed esterni in tutta Italia. Realizziamo per privati ed aziende lavori di rifinitura di ogni genere, ristrutturazioni chiavi in mano, attività commerciali, impianti sportivi, impianti idrici ed elettrici, arredamento su misura, controsoffitti e cartongesso, isolamenti termici ed acustici, strutture esterne, pergotende e tetti in legno, arredo urbano in genere. Su tutti i social trovi sempre online le nostre novità. Contattaci su timerivestimenti.it. Salve, sono Emilio De Florentis. L'impresa funebre della nostra famiglia nasce nel lontano 1945 in una piccola bottega artigiana nel cuore di Pescara Vecchia, dall'intuizione di mio nonno Emilio e del padre Emilio. Da quel momento, da 72 anni, la tradizione continua e dal 1995 io e mio padre Alfredo abbiamo aperto la nostra impresa, che a Pescara ha sede in via Spaventa, nella zona dello Stadio Adriatico. Emidio e Alfredo De Florentis, 085 66 021. Ti piace l'eleganza, ma non vuoi rinunciare alla comodità? Sei un tipo originale e cerchi un'auto da personalizzare? La concessionaria Fiat Danelli è quella che fa per te. Una ricca esposizione di modelli che spaziano dalla 500, 500X, Panda, Tipo ed il ritorno del mito, la nuova 124 Spider. E poi Lancia, Abarth e veicoli commerciali. Inoltre, la concessionaria Fiat Danelli vanta un'efficiente officina dotata di ricambi originali. La concessionaria Fiat Danelli ti aspetta in via Bovio 137 a Pescara, con ingresso in via Raffaello 30, aperti anche il sabato, mattino e pomeriggio. Ore 22 e 6 minuti, rientriamo dallo studio centrale di TV6. Allora Andrea Costantini, aggiornamento su Venezia Reggiana. Iniziato il secondo tempo, siamo al terzo minuto, 1-1 tra Venezia e Reggiana. Poi aggiungiamo, Enrico, rispetto a quanto detto in precedenza, ora c'è l'ufficialità, Serse Cosmi, il nuovo allenatore del Crotone, contratto fino al prossimo 30 giugno. A te. Dopo Luigi De Cagno e Salvatore Sullo, un altro ospite ci tiene in compagnia questa sera alla vigilia di Cittadella Pescara, un tecnico che ha fatto la storia del Cittadella e che qui a Pescara ha sempre dato un po' di fastidio, ha ben impressionato perché le sue squadre hanno espresso sempre un grande calcio. Mi riferisco al tecnico Claudio Foscarini, che è in collegamento e che ringraziamo per aver accettato il nostro invito. Buonasera mister. Buonasera, buonasera a voi. Allora, spero, mister, spero che si senta bene. Perfetto, collegamento perfetto. Perfetto. Sono con noi i colleghi De Leonardis, di Francesco e Pennese. Allora, Foscarini, dicevo, lei un po' è la bandiera del Cittadella, anche se ora su quella panchina c'è il tecnico Venturato da ben 5 stagioni, però 10 anni sulla stessa panchina non è roba di tutti i giorni. E poi a Pescara lei ha fatto sempre grandi partite. Le manca intanto, non dico la panchina del Cittadella, proprio una panchina che meriterebbe? Beh, assolutamente sì, perché poi sapete, guardare le partite per televisione, aggiornarsi, va bene, dopo entrare in campo, avere la routine quotidiana con la squadra, per un allenatore è sempre il massimo. E dopo ha ragione, io credo
Io stavo leggendo, fra l'altro, adesso un libro, guarda la coincidenza, stavo leggendo un libro e ho trovato su questo libro un ritaglio di un giornale del Cittadella Pescara del 2011. Esatto. La ricordo anch'io. E c'è una foto di Zeman con quella la partita che poi ha vinto 1-0 il Pescara, gol di Sansovini. Sì. Esatto. Sansovini. E quella è, fra l'altro, una coincidenza, perché poi sapevo che stasera c'era anche questo collegamento e ho detto: guarda, bei tempi per tutti e due, bei tempi, sì, per lei, e fra l'altro quella partita, forse magari vi ricordate benissimo anche voi, è stata una partita che non ci ho dormito per due notti, sì, dalle occasioni che abbiamo centravantissima, sì. Che dice Andrea, che c'era il centravanti Maha, che mancò diversi gol, sì, esatto, si è trovato 3-4 volte davanti alla porta e poi Sansovini a 10 minuti alla fine ha fatto gol dopo, sì. Poi Andrea era un grande pescara. Ricordi tante cose, Cittadella Pescara ha segnato altre tappe, no Andrea? Sì, Sansovini fu due volte giustiziere in due stagioni consecutive, sia nell'anno di Zeman ma anche nell'anno precedente con Di Francesco. Poi però la situazione si è invertita e il Cittadella di Foscarini, oltre che impressionare sotto il profilo del gioco, riuscì anche a vincere delle partite. Ci fu un precedente a Cittadella con la vittoria del Pescara di Marino 0-1, poi però ci fu la vittoria in rimonta, abbiamo anche le immagini di quel Cittadella di Foscarini contro il Pescara di Baroni, una partita che ebbe un'altalena di emozioni e fu risolta alla fine da Coralli e il Cittadella vinse per 3-2. Da lì diciamo che è iniziata l'epopea del Cittadella bestia nera del Pescara. Foscarini, qual è il segreto per restare 10 anni sulla stessa panchina? Ma non credo che ci siano grandi segreti, diciamo che oltre a sposare sempre il progetto della società, che poi capire la filosofia, credo che poi in fin di conti si debbano condividere i valori, ecco, credo che magari sia condividere i valori con la proprietà, condividere i valori col direttore. La Cittadella si sa, insomma, che bisogna lavorare in un certo modo, che difficilmente, adesso gli ultimi anni è cambiata, difficilmente si poteva vincere un campionato, perché valorizzare i giovani, far crescere i giovani, far bene vuol dire poi metterli sul mercato e cambiare ogni anno, e ogni anno era una scommessa, spesso si vinceva questa scommessa, e anche se negli ultimi anni ho visto che c'è l'ambizione di fare questo benedetto salto di qualità, e penso che anche il Cittadella poi sia anche giusto che magari tenti anche qualcosa di bello, insomma, sarebbe un coronamento alla sua grande storia. Ecco, nella sua carriera lei ha avuto anche quella bella esperienza a Vercelli nel 2015-2016, quando conquistò la salvezza. A proposito di salvezza, conoscerà sicuramente le problematiche del Pescara in classifica. A 13 giornate dalla fine, è vero, servono i punti per salvarsi, ma serve soprattutto cosa? Beh, devi trovare tanti tanti equilibri in questo momento, deve essere, credo, brava la società, ma soprattutto bravo l'allenatore. L'allenatore in questo momento deve dare una linea ben precisa e deve coniugare risultati da subito, ma anche una certa filosofia di gioco, dare un suo credo, creare una sua identità. Perché? Perché le partite sono ancora tante. E quindi tu non hai tempo, perché devi fare l'uno anche l'altro. Se ci fosse 3 partite alla fine, 4, punti solamente sul risultato, punti solamente di ottenere il massimo. Però ci sono tante partite da giocare, quindi l'allenatore deve essere bravo a fare risultati, ma creare un'identità, una consapevolezza attorno alla squadra per un modello di gioco suo, creare un'identità che forse, mi permetto di dire, forse magari soprattutto nella prima parte è mancata al Pescara, perché si vedeva troppi moduli, troppi cambiamenti, ecco, non ha trovato questa continuità di prestazioni, di risultati, anche perché forse magari ha cambiato troppo. In questo momento l'allenatore deve essere bravo a lavorare come un certosino. Ci vuole molto coraggio?
Tantissimo, tantissimo. Io credo di sì, perché devi sbagliare poco. E mi sorprende, fra l'altro, apro una parentesi, mi sorprende perché guardo anche la rosa del Pescara, non sarà una squadra che deve vincere il campionato, però la rosa del Pescara non è una squadra che deve rimanere al penultimo posto nella classifica, perché vale molto di più. E ci vuole tanto coraggio, ci vuole tanto coraggio, perché ecco, non ti basta fare buone prestazioni, devi andare a cercare anche le vittorie, devi andare a cercare, devi avere il coraggio di anche a Cittadella, se vai a Cittadella per pareggiare, certo, certo, è molto difficile. Devi cercare soprattutto le partite tra virgolette abbordabili, che forse magari in Serie B non ci sono neanche, devi cercare soprattutto i tre punti. Quindi essere propositivi e non speculare sul risultato. Assolutamente no. Francesco Di Francesco, qualche curiosità con mister Foscarini? E la prima è: che cosa manca secondo lei al Cittadella, che è una ormai una piacevolissima realtà del campionato di Serie B, per quel salto di qualità in Serie A, che è andata più volte vicino a questo traguardo clamoroso e storico, come vogliamo chiamarlo? Ma ci manca poco, io credo. Poi sono convinto anche che adesso è 3-4 anni che arriva lì, si gioca semifinale, finale di playoff, vuol dire che sta consolidando una certa filosofia, un certo modo di essere. Vuol dire che sono convinto che, insistendo, prima o dopo cercherà, centrerà un risultato importante. Dopo credo che insomma debba essere un attimino anche più considerato, perché voi magari, io ho guardato la partita sabato col Monza, insomma c'è molto da recriminare in certe prestazioni, in certe partite. Aveva fatto un gol valido secondo me, per cui credo che ci manchi poco, ci manca un po' di buona sorte, e la società è anche pronta per fare il salto, e lo meriterebbe, perché sta dimostrando di fare i risultati, ma con una certa filosofia di gioco, ed è anche bello, perché il Cittadella è anche piacevole vedere giocare. Enrico, scusami, sì, una domanda mi è venuta adesso, perdonatemi, ma lei ha allenato mai una squadra con un organico di 35, 33, 34 giocatori, dove tra l'altro nel corso della stagione se ne sono fatti male magari contemporaneamente, chissà perché, evidentemente sarà, non lo so che sarà, a 15 giocatori, comunque 35 giocatori, lei li ha allenati mai? No, Pescara, no. Tanti ce ne sono, eh? No, io credo che sia improponibile, ecco, questo vuol dire a volte con una rosa così mettere in difficoltà l'allenatore. Cioè, lo metti in difficoltà con una rosa di... Ecco, io l'ultimo anno ho fatto una parentesi a Padova di 35 giorni, 30-35 giorni, e avevo in rosa 33 giocatori. E quindi non ero abituato, mi sono trovato male, sinceramente ho una certa esperienza, però il massimo ho avuto 25-26 giocatori. 33 giocatori vuol dire che devi pensare a gestire e alternare e fare delle scelte diventa molto difficile. La società dovrebbe aiutare in questo senso un allenatore, perché vuol dire metterci una bomba in tasca e non sai quando esplode. Intanto saluto, perché lo vedo in preview, il responsabile tecnico delle giovanili del Pescara, Antonio Di Battista. Buonasera Di Battista, grazie, tra poco verremo da lei. Buonasera a tutti. Buonasera Di Battista. Ciao. Foscarini, ciao. E Totò De Leonardis nel precedente intervento sottolineava proprio l'aspetto che lei ha evidenziato, quindi dare identità alla squadra, molto coraggio. Totò, sembrava di sentire un po' il pensiero che nelle ultime settimane abbiamo cercato di mettere più in risalto, quindi confortato dalle parole di un tecnico che ci ha sempre fatto vedere gran calcio.
Ma difatti non avevo dubbi, perché io quella partita dell'anno di Zeman me la ricordo benissimo, fu veramente una partita in cui Cittadella mise veramente alle corde quella squadra che era fortissima, però mai ha sofferto tanto, 4-5 per le gol. E io quel giorno insomma ho scoperto questo allenatore di cui nessuno parlava, e per cui negli anni successivi in un paio di occasioni è venuta anche fuori la possibilità, e io sono stato tra i primi anche a dirlo, che ci potesse arrivare a Pescara. Ecco, volevo sapere da lui se c'è stato questo contatto almeno una volta e perché non è andato in porto. No, sinceramente io c'è stato qualche anno che venivo accostato a questa società, e mi faceva anche piacere sinceramente, perché ho sempre ammirato Pescara, la piazza, ma anche il tipo di filosofia che aveva, insomma, il bel gioco, il cercare di avere una squadra organizzata. Erano passati tanti allenatori, signori allenatori, che davano un'identità alla squadra. Quindi soltanto un anno c'è stato un intermediario, tra virgolette, a volte ci sono queste figure che fanno un sondaggio su cosa fa l'allenatore, su cosa pensa l'allenatore. Un anno ho avuto questo intermediario che mi ha chiamato, mi ha detto: ma ti potrebbe interessare una piazza del genere? Quindi io ero legato alla Cittadella, poi non ci siamo più sentiti, per cui non ho aspettato. E poi dico sempre che se una società o bene o male ti vuole, ti contatta direttamente, senza magari altre figure che a volte magari sono un po' deleterie nel mondo del calcio, e non se ne ma fa nulla. È benissimo che ci sono. Enrico, velocissimo io, se gliel'avessero chiesto quest'anno, che avrebbe preso in considerazione? Beh, certo, e credo che sia... l'avrei preso in considerazione alla grande, perché è una piazza ambita, ma anche poi un allenatore quando viene chiamato guarda subito la piazza, ma poi guarda anche la rosa, dei giocatori. Tutto sommato io, tra l'altro, ho guardato la rosa, ho avuto anche tre ex giocatori che li ho allenati a Cittadella, parlo di Rigoni, Gianetti e Busellato, e quindi la rosa, ripeto, è una rosa discreta, buona, che può far bene indipendentemente. La piazza è una piazza che fa calcio, che ama calcio, e sono sempre piazze che ti creano motivazione, che ti creano entusiasmo. Però sono contento, insomma, che al di là di tutto possa andare bene anche con un altro allenatore. Ero convintissimo, anche sinceramente, anche con l'evento di Breda, ci fosse un cambio di passo, e anche perché Breda in certe situazioni è un po' navigato, l'aveva dimostrato sinceramente nella prima parte, nel primo anno a Livorno. Però a volte ci sono delle annate che partono storte, e raddrizzarle è molto difficile. Luca, una domanda flash, perché stiamo per lasciare il mister. Prego Luca. Al mister, è un mister che fa simpatia a Foscarini, lo saluto con piacere. Mister, ma per cercare quella che è un'impresa, ovvero la salvezza, non sarebbe opportuno affidarsi al talento dei giocatori offensivi piuttosto che alla solidità difensiva? Io credo che poi adesso, in questo momento, il Pescara ha la necessità di avere tutti e due, cioè tutte e due le componenti, sono imprescindibili. Tu hai la necessità di avere una solidità, tra virgolette, difensiva e una compattezza. E questo non è tanto caratteristica di giocatori, ma anche un atteggiamento mentale. E in più devi avere anche la qualità, perché il Pescara al penultimo posto con 20-19 punti deve vincere le partite. Sì. E devi riuscire a vincere le partite, e devi fare. Ecco perché ho detto prima, sicuramente ci vuole un grande coraggio, perché devi riuscire a centrare qualche risultato importante, e secondo me ci vuole l'una anche l'altra, che fa parte più che delle caratteristiche dei giocatori, un grande atteggiamento che questo allenatore deve dare.
Foscarini, ciao. Che piacere parlare di calcio con lei, staremo ore e ore, purtroppo i tempi sono quelli che sono, però la ringraziamo di cuore per aver dato il suo contributo e soprattutto aver confermato che in questo momento il coraggio è l'arma principale. Beh, l'arma principale. Assolutamente. In bocca al lupo e speriamo, chissà, se le strade di Foscarini e Pescara un giorno speriamo, ci possono speriamo. Grazie di cuore. Grazie a voi. Grazie. Buonasera. Noi proseguiamo. Allora, aggiornaci Andrea su Venezia Reggiana. Sempre 1-1, è una partita tiratissima, meglio il Venezia che ha anche colpito poco fa una traversa, ma la Reggiana è sempre pronta a rispondere colpo su colpo. A te. Se dalla prima squadra non arrivano grandi soddisfazioni, per fortuna che ci pensa il settore giovanile del Pescara a regalarci dei sorrisi, e con noi collegato Antonio Di Battista, perché la primavera è al primo posto dopo il successo con il Lecce, ma credo che Antonio Di Battista, responsabile tecnico, sia soddisfatto del lavoro anche delle altre squadre. Però partiamo dalla chicca, no, Di Battista, Pescara primo in classifica con Iervesi in panchina, ve l'aspettavate? Non sentiamo. Di avere un buon gruppo, però. Ecco, adesso sì. Eravamo consapevoli di avere un buon gruppo, ma arrivare al giro di boa con 8 vittorie e 3 pareggi per noi è stato un risultato sicuramente straordinario. Ne approfitto per fare un plauso a Gigi Iervesi e al suo staff che veramente stanno portando avanti con passione, competenze e professionalità la formazione dei nostri ragazzi. Si spera che si possa mantenere questo trend, parlo di risultati, ma soprattutto anche di crescita nelle prossime partite. Già sabato prossimo abbiamo un impegno difficile a Benevento, poi avremo di nuovo il Napoli in casa, quindi intanto chiedo scusa Di Battista, stiamo vedendo la punizione sempre bene, la punizione che ha deciso il match con il Lecce, quindi al 90esimo di Tringali. Sì. Sì. Fino alla fine, insomma, ci credete? Sì, sì, assolutamente. È chiaro che squadre come Benevento, Napoli e Lecce hanno organici importanti e quindi non bisogna, ripeto, abbassare la guardia e soprattutto bisogna crescere sia dal punto di vista del gioco che della personalità, perché in alcuni momenti abbiamo fatto fatica a gestire la partita. Quindi, ma sicuramente Iervesi sa dove e come intervenire per migliorare. Ecco, quindi voi siamo, del settore giovanile, quanto soffrite voi del settore giovanile il momento negativo della prima squadra? Sicuramente non si ripercuote su di voi perché i risultati lo stanno a testimoniare, però è una pressione psicologica che potrebbe condizionare il vostro lavoro o scampate questo pericolo? Beh, sicuramente un settore giovanile vive di luce riflessa, pertanto se la prima squadra va male noi siamo preoccupatissimi, perché il presidente ci ha sempre messo nella condizione di ben operare. Voi sapete benissimo il nostro convitto è di primo ordine, abbiamo un centro sportivo dove possiamo allenarci con tranquillità e lui è il primo a volere un settore giovanile di qualità, ci ha messo sempre nella condizione di operare bene. È chiaro che se si retrocede penso che gli investimenti non siano come quelli attuali, quindi noi siamo preoccupatissimi. Io personalmente preferirei vedere la primavera all'ultimo posto e la prima squadra nelle prime posizioni senza ombra di dubbio, e speriamo che si riesca. Non dico che sia impossibile, però Trapani e Cosenza dello scorso anno insegnano che si può ottenere tranquillamente un risultato nel rush finale, un risultato importante nel rush finale. Senta Di Battista, voi avevate come allenatori, avete inserito due bandiere tipo Campagnaro e Sansovini, poi c'è stato il passaggio in prima squadra da parte di questi due elementi. Ha scombussolato qualcosa nella vostra organizzazione oppure avete tappato queste falle immediatamente?
Ma noi abbiamo tappato queste falle dall'interno, chiaramente siamo stati aiutati anche dalla pandemia, perché come sapete l'Under 17, sì, la 15 e la 16 i campionati sono fermi, quindi possiamo intervenire con magari dei doppi turni. Stiamo facendo chiaramente dei test match con squadre importanti per capire la crescita dei nostri gruppi, a che punto si trova. Abbiamo fatto delle partite con la Lazio, con la Roma, faremo con la 17, la 15 e la 16 dei test match con il Bologna. Quindi la nostra attività continua, cerchiamo di dare il nostro meglio pur in condizioni di difficoltà, perché sapete benissimo la pandemia cosa comporta, certo, sia per la sicurezza dei nostri ragazzi, quindi tamponi, dobbiamo stare attenti, insomma, a preservare la salute dei nostri ragazzi. Allora, prima di lasciare qualche riflessione con gli altri colleghi, volevo chiedervi: 2 anni fa avete vinto il campionato con Luciano Zaro, il campionato primavera, quest'anno siete al primo posto con Iervese. Veramente il vostro lavoro è eccezionale, perché come diceva prima, ci sono società di livello anche maggiore, di Serie A, quindi come si fa a restare a competere con squadre più blasonate? Non ho capito bene la domanda, comunque, perché la connessione non è stabile. Sicuramente è frutto di un lavoro che parte da lontano, con Geria cerchiamo di organizzare al meglio il nostro settore giovanile, parte dalla base. Sapete benissimo che Angelo Londrillo, con dovizie di particolare, cura l'attività di base, da quei gruppi, diciamo, nascono i primi gruppi che poi, andando avanti con la selezione e la formazione, integriamo nel corso degli anni, fino ad arrivare alla squadra primavera, che per noi è il fiore all'occhiello e deve essere una squadra che deve presentare assolutamente dei ragazzi che possano integrare, o poi chiaramente decide la società secondo le proprie strategie se vendere i migliori prodotti oppure partecipare in prima squadra. Ci proviamo, non è sempre facile, poi ci sono delle annate migliori. Noi abbiamo dei gruppi, il gruppo 2005 è un gruppo che ci sta dando tante soddisfazioni. In campionato abbiamo... Allora, la connessione non è ottima con Di Battista. Allora, vediamo una sola domanda, chi vuol farla, Di Battista, perché siamo proprio in chiusura. Ma non solo nel 2005, sì, anche nel 2004, nel 2006 ci sono sempre ragazzi prospetti interessanti, comunque. Chi vuol fare la domanda? Io. Totò. Leonardo. Sì, a Totò. Leonardo. No, a voi. Vai, Totò. Allora, no, velocemente. Io noto, ho apprezzato ovviamente lo sforzo che fa la società, gli impianti, l'organizzazione, tutto il resto. La domanda è: ma perché nessuno riesce, di questi ragazzi che sono così seguiti, riesce a diventare titolare nel Pescara? Perché? Voglio dire, questo succede da 8-10 anni, no? L'ultima è stata Torreira, che tra l'altro ricordiamo stava per andarsene a casa. Perché? Ci sta un motivo? Voglio dire, lavorate bene, lavorate male, c'è un altro motivo. Questo. Scusa, non è che ci accontenti. Secondo me è chiaro che se società più importanti, più blasonate come Juventus, Inter, chiedono i nostri giocatori, è normale che il presidente, se decide di venderli a queste società, avrà i suoi buoni motivi. Però ci sono anche i calciatori, come hai detto te, Torreira, ma l'ultimo è stato Borrelli, che tra l'altro sta facendo benissimo a Castellammare. Con Borrelli si è deciso di magari di non venderlo e di portarlo in prima squadra. Dipende dal momento, dipende chiaramente dalla
dalla filosofia poi della società. C'è la possibilità di chiaramente, se tu produci, è un termine non bello, però se produci calciatori, giovani calciatori, e ci sono società che richiedono poi questi giovani calciatori, è giusto magari che insomma non si possono far fare le ali ai sogni dei ragazzi, mi sembra di capire questo un po' il senso, perché se ti chiama la Juventus, se a casa di un ragazzo arriva la telefonata del Milan, dell'Inter, è difficile dire di no. Un po' questo aspetto, un po' anche le esigenze della società di fare cassa con i propri talenti. C'è questo equilibrio da mantenere. Enrico, raddoppio del Venezia intanto. Venezia in vantaggio sulla Reggiana, sì, lì una buona notizia. Questa sera la Reggiana che resta ferma. Vediamo la classifica aggiornata, perché tanto il collegamento con Di Battista credo che sia arrivato proprio alla fine, perché la connessione è davvero bassa. Vediamo la classifica e poi salutiamo Di Battista, la classifica attuale. Prego qui. Maurizio da qui con Andrea Costantini di proporcela. La Reggiana che è a quota 28 punti, quindi sì, resterebbe con una partita in più. Certo, molto dipende sempre dal Pescara, perché la squadra di Grassadonia non deve pensare ai risultati delle altre, ma fare punti solo per se stessa. Antonio Di Battista, grazie per aver dato il contributo a questo numero di Replay, in bocca al lupo ovviamente per il proseguo della stagione, complimenti a lei, a Geri, a tutti i tecnici del settore giovanile, e grazie per le soddisfazioni che regalate ai tifosi bianco-azzurri. Grazie, buona serata. Grazie a tutti. Allora, Andrea, siamo in chiusura. Cosa possiamo aggiungere? Perché domani sera, ricordiamo, si gioca Cittadella Pescara. Sì. Ore 19, diretta stadio alle 18:30. Assolutamente sì. C'è qualche altra cosa? No, sulla formazione. Beh, possiamo dire formazione, chiaramente tanti dubbi, tante incognite. Abbiamo detto in precedenza, il trio di difesa sarà quello composto da Gut, Drudi e Scognamiglio. Secondo noi ci sono dei ballottaggi nei ruoli delle due mezze ali, perché Maestro Macinna a sinistra si contendono una maglia, sul fronte destro dovrebbe giocare De Sena, ma occhio a Leandro Fernandes, che sembra, dalle indiscrezioni che abbiamo raccolto, stia convincendo nel corso degli allenamenti Grassadonia, quindi ci potrebbe essere anche uno spiraglio per Fernandes, che magari potrebbe anche essere utile durante la partita. Poi in attacco è davvero tutto aperto, perché Galano è stato escluso del tutto nella gara contro il Lecce e non è detto che debba essere necessariamente titolare domani al Tombolato. A te. Sono stati in nostra compagnia Luigi De Canio, Salvatore Sullo, Claudio Foscarino, Antonio Di Battista, e ringrazio Francesco Di Francesco, Totò De Leonardis e Luca Pennese. Ci rivedremo lunedì prossimo, con la speranza di riavere anche Riccardo Clinco. Ringrazio Maurizio Dagui in regia, e a te Andrea Costantini. Domani sera appuntamento 18:30 su TV6. Grazie per averci scelto.